Ciao a tutti, questo video in realtà è stato rimontato, l'introduzione e il finale li ho scambiati perché li avevo registrati tempo fa. In realtà la parte centrale del video è stata registrata tempo fa, ma poi tra video tag, libri del mese e sorprese varie ho rimandato il video man mano e quindi ho pensato di rifare la intro. Comunque, questo è il video finalmente sulla mia libreria. Incomincio dallo scaffale più alto, qui abbiamo la mia collezione di Salgari. Salgari io l'avevo già recuperato tanti anni fa in un cofanetto, sempre di questa edizione della Newton, quelle di letteratura per ragazzi da 2000 lire circa. Però purtroppo sono stato poco intelligente, le ho svendute. Queste tra l'altro sono le uniche edizioni, anche se so che la Newton è vista come fumo negli occhi ultimamente. Sono le uniche edizioni, stavo dicendo, che non trattano proprio precisamente l'apparato critico come letteratura da ragazzi, cioè trattano Salgari abbastanza come letteratura d'avventura, che poi secondo me è la sua collocazione più precisa. Poi abbiamo la mia collezione di Robert Erwin Howard. Per chi non lo sa, Howard è l'autore di Conan, del ciclo originale di racconti di Conan il Cimmero. Vai, poi abbiamo. Ah sì, qui ci sono i miei 1000 pagine, 1000 lire, però sono quelli bianchi. Fantastico, economico, classico. Ho un po' di tutto. Haggard. Questo è una chicchetta, è Metropolis di Theaphon Harbor, è il libro da cui fu tratto il famosissimo film. Poi un paio di questi qua della collana Labirinti, che è uscita una decina d'anni fa, il castello di Otranto e la casa sull'abisso di Hodgson. Sempre di quelle edizioni lì, di quegli anni lì, ho alcune cose tipo poesie di Saffo e di Blake e di Tagore. Ultimamente ho preso questi libri di Stefan Zweig, che non ho ancora letto. Altrimenti l'unica opzione era prendere quelli della piccola biblioteca Delphi, che però sono molto molto più costosi. Ovviamente immagino che anche la traduzione sia migliore, però questi veramente costano credo un terzo se non un quarto di quelli della Adelphi. Qui ho Lovecraft, io ho anche l'altra edizione, quella della Mondadori. Questa è l'edizione Newton di qualche anno fa, adesso è stata riedita nell'edizione Mammut, è gigantesco, un volume nero secondo me assolutamente immaneggiabile. Ho anche la tradizione della Mondadori perché secondo me è tradotta meglio di questa qua. Questa la tengo perché contiene alcuni saggi scritti da Lovecraft negli anni 30 che non sono disponibili nell'altra edizione. Qui c'è il residuo del mio scaffale fantasy, Steven Erikson, i libri che non ho ancora letto della serie della caduta di Malazan, però è una lettura che consiglio soltanto agli stomaci forti. Poi abbiamo Robin Hobb, per chi si intende un po' di fantasy, questa è l'ultima serie che ha pubblicato, gli altri non li ho qui, che è quella del ciclo delle giungle della pioggia, che viene dopo quello dei Lungavista, Lungavista 2, Mercati di Borgomago. Per chi legge fantasy sa di che cosa sto parlando. Poi qui abbiamo incomincia il mio piccolo scaffale di letteratura epica, mitologia, saghe e leggende. Abbiamo il settore giapponese, The Tale of Genji. The Tale of Genji è il Genji Monogatari. Viene considerato il più antico romanzo della letteratura umana, è stato scritto attorno al 1000. Io ho questa edizione qua, che è una bella edizione della Penguin, traduzione di Royal Mill, perché quando l'ho comprata qualche Natale fa, l'unica edizione italiana a disposizione era quella dei tascabili biblioteca dell'Einaudi. Adesso ne inquadro un paio per farvi capire quale edizione è, però ho scoperto che quella traduzione lì è una traduzione dall'inglese ed è incompleta,
ma è anche tradotta molto liberamente, manca completamente lo spirito originale dell'opera. Adesso è stata edita da Einaudi l'edizione integrale tradotta dal giapponese a cura della professoressa Orsi, però costa 90 euro, io accidenti, 90 euro per un libro proprio non ce li voglio mettere, anche se sarebbe bello in prospettiva poterlo comprare. The Tale of Heike è un altro racconto un po' posteriore al Genji Monogatari. Poi abbiamo Le note del guanciale, che è un libro un po' particolare, non è un libro porno come sembrerebbe dalla copertina e dal titolo, è il diario di una nobildonna della corte Heian, praticamente contemporanea del Genji Monogatari. Poi abbiamo il Kalevala, si pronuncia con le quattro sillabe separate. Ed è il grande poema epico finlandese, come recita il sottotitolo. In realtà è un putpurrì, cioè nel senso vennero recuperati dall'editore finnico di quest'opera nell'inizio dell'Ottocento vari brani della tradizione popolare finnica e ricuciti insieme in questa opera. Poi abbiamo l'Edda di Snorri, di cui ho parlato nel video tag precedente. Il libro degli eroi è dell'epica slava russa. Questo qui è un bellissimo libro. I miti nordici di Gian Chiese Snardi è il compendio migliore in lingua italiana per quanto riguarda i miti scandinavi. Costa tantissimo, costa 30 euro, ma io l'ho trovato praticamente nuovo a metà prezzo al libraccio. Questo è stato un colpo di fortuna e dopo averlo spasimato per tanti anni finalmente l'ho recuperato. Poi abbiamo il classico I miti greci di Robert Graves, anche questo è il miglior compendio sui miti greci esistente. Sempre di Robert Graves, La Dea Bianca. La Dea Bianca è un saggio abbastanza pesante che non sono riuscito a finire proprio perché richiede veramente tanto tempo e concentrazione. Praticamente cerca di ricostruire il filo della mitologia degli indoeuropei e quindi il culto della Dea Bianca quando la società indoeuropea era ancora di tipo matriarcale. E cerca di ricucire insieme tutti i miti successivi delle popolazioni, dai romani ai greci ai celti, che hanno questa traccia della Dea Bianca nella loro cultura. Poi, vabbè, qui abbiamo il mio settore, diciamo, di saggistica e testi cinesi. Questo è il mio autore di saggistica di spiritualità preferito, è Alan Watts. Il Tao, la via dell'acqua che scorre, questo è stato il testo che mi ha aiutato finalmente a comprendere il taoismo. Alan Watts era uno scrittore straordinario, magari poi farò un approfondimento in futuro. Io sono talmente ammirato dalla sagacia di quest'uomo che lo chiamo amabilmente Watts Sensei. Poi abbiamo L'arte della guerra e della strategia, vabbè, cioè una raccolta, non come, è la raccolta di scritti che vanno da Sun Tzu fino alla Hagakure e alle regole del Bushido, quindi testi cinesi e giapponesi. Jules Verne, viaggi fantastici, sono i classici, Giro del mondo in 80 giorni, 20.000 leghe sotto i mari, la Terra alla Luna. In realtà sarebbero viaggi straordinari se dovessimo essere rigorosi. Però vabbè, hanno dato questo titolo Viaggi Fantastici. Poi cosa abbiamo? Ah, di questo libro sono particolarmente entusiasta perché questo libro è una raccolta, l'unica in italiano, di letteratura e poesia dell'Antico Egitto e copre un po' tutti i periodi a cura di Edda Bresciani, tradotto direttamente dai testi egizi e copre praticamente dall'antico al nuovissimo regno. È straordinario scoprire quanto moderna fosse la letteratura egizia. Io ovviamente anche questo non sono riuscito a finirlo perché è una bellissima antologia, sono quasi 1.000 pagine, però accidenti ragazzi, questa qui è veramente una delle cose più straordinarie su cui ho potuto mettere le mani. Queste sono edizioni che stavo dicendo, ET Biblioteca credo che si chiami, esatto, ET Biblioteca.
Sono straordinari. Di questa edizione avevo il Genji Monogatari, ma l'ho rivenduta dopo che ho preso quella completa. Vangeli Apocrifi, stessa edizione, sempre di biblioteca. L'avevo preso perché quella Einaudi, cioè no, scusate, Adelphi costava molto di più. Questa me la sono presa sempre a Liberace, quindi ho guardato subito le mani. Due saggi dell'esperto, diciamo, Leonardo Vittorio Arena, sia sullo spirito del Giappone che sulla storia della filosofia cinese. Mentre questo è un librone, è La filosofia perenne di Aldous Huxley. Aldous Huxley è famoso per aver scritto Il Mondo Nuovo e Ritorno al Mondo Nuovo. Questo è un saggio abbastanza importante come La Dea Bianca. Spero di poterne poi parlare perché ne vale sicuramente la pena. Qui c'è un po' di poesia, Petrarca, Eliot, Blake, Keats. Questa è una porzione della mia piccola corzione. Questa è una parte della mia piccola collezione, della piccola biblioteca Oscar, però mi sono rimasti soltanto fuori quelli che volevo leggere ancora, quindi gli ultimi tre di Douglas Adams, Guida Galattica per autostoppisti, Gaiman e Ragazzi in Annecy, e questa è l'edizione di qualche anno fa della trilogia di Valis di Philip K. Dick. Poi qui abbiamo tre romanzi di letteratura giapponese. Questo è appena uscito, io l'ho recuperato a un prezzo scontato sempre a Libraccio. Sembra che sia interessante perché sarebbe la storia di una dinastia di cani da slitta. Harumi Setuchi, per chi conosce la letteratura giapponese, è sicuramente è conosciuta, è una narratrice importante. Ma effettivamente, se ci sto pensando, aspettate, sempre in tema di letteratura giapponese, io possiedo la collezione completa Mille Gru della Marsilio, quindi è una raccolta di letteratura giapponese che copre vari periodi. Non c'è un ordinamento cronologico da parte dei curatori, però va a finire che coprono tutti i periodi, vanno assolutamente dall'inizio, da Storia di un tagliabambù fino ai più recenti. Questo, per esempio, è La pioggia nera di Ibuse Matsuhi, è praticamente un libro su Hiroshima. Io ci vado veramente tanto fiero di questa raccolta perché sono riuscito a recuperarla quando ancora non c'era la legge Levi, quindi ho fatto degli ordini massicci su Amazon e, a parte l'ultimo che è La lanterna delle peonie, sono riuscito veramente a prendere un prezzo stracciato ed è la collezione completa. Ci sono tutti i volumi usciti negli anni e ci vado fiero, molto molto fiero. Poi qui considerate che voi state vedendo ovviamente la prima, forse la seconda fila, ma non di più, perché qui ho quattro file di libri e adesso non riesco a estrarli. Qui ho qualche libretto di fantascienza, questi sono i classici Uranian di qualche anno fa, quelli col cerchio rosso. Qui ho la mia fortuna maggiore, nel senso che questi qui mi sono stati regalati da mio prozio. Questi sono i Meridiani della Mondadori, ovviamente, e ne ho parecchi. In realtà qui ne ho tre file, gli altri sono dietro, io non ho ancora una bella libreria per mostrarli. Ci terrei particolarmente anche perché questi, ovviamente, a parte il valore in sé del libro e dell'autore, sono anche un bel elemento d'arredo, anche se è brutto dirlo per dei libri, ma in questo caso è vero più che mai. Come stavo dicendo, ci sono tante file di libri nella mia stanza, per cui non riesco ad andarle a censire tutte. Che cosa possiamo vedere? Ah, questa qui è la mia collezione di Piccola Biblioteca Delphi. Ci vado fiero, li ho presi anche questi scontati a Libraccio perché accidenti se costano. Oh, di questi qua vado fierissimo. Tra l'altro ho scoperto per pura coincidenza che erano di mio prozio, che li ha rivenduti qualche tempo fa a mia insaputa. Saperlo certo non li riacquistavo al libraccio. Cosa abbiamo? Scusate. Racconti della scapigliatura milanese. Ma questo probabilmente è uno dei più belli, dal Nilo all'Eufrate, letteratura mesopotamica egizia.
Poi cosa abbiamo? Le grandi esperienze religiose, è una buona antologia di testi religiosi. Questa qui è una trilogia favolosa di Ursula K. Le Guin, di cui purtroppo è stato pubblicato in Italia soltanto il primo, Gifts, con il titolo I Doni. Va che belle poi le copertine, le hanno categorizzate come Young Adults, ma in realtà Ursula K. Le Guin che scrive Young Adults è un po' opinabile. Molto belli, per chi masticca l'inglese, è un inglese molto elegante ma scorrevole, secondo me si può leggere tranquillamente. Poi veramente le copertine mi piacciono tantissimo. E quindi Voices e Powers purtroppo in Italia non li hanno tradotti. Di questo vado fierissimo. Sono i Cosmo Oro dell'editrice Nord, che erano le edizioni lusso per il lettore di fantascienza degli anni 70 e 80. Hanno continuato a pubblicarle fino al 2002, però poi l'editrice Nord è passata al gruppo Mauri Spagnol, quelle di Longanesi per intenderci, e hanno smesso queste bellissime edizioni. Io me ne sono procurate un po' sulle bancarelle, un po' sul sempre al libraccio, il 50%. Sono contento, un po' ce l'avevamo in casa in realtà perché mio padre è appassionato di fantascienza quanto me. E questi rossi sono i tascabili della editrice Nord, ma purtroppo qui c'è poca luce, la qualità video è quella che è. Poi qui abbiamo Murakami, ma non tutti quelli che ho letto ovviamente. Io li ho quasi tutti di Murakami, mi mancherà forse qualcosa, ma veramente poco. L'arte di correre mi manca, sì. L'arte di correre, ma per il resto dovrei aver tutto di quello che è stato edito in Italia. E poi abbiamo Alice Munro, che è una grandissima scrittrice canadese. Qui c'è la mia collezione di epica cavalleresca. Abbiamo Chrétien de Troyes, romanzi cortesi. Mallory, che sotto questo pittoresco titolo Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri, in realtà è la Morte d'Arthur. Poi un colpaccio che ho fatto agli bracci, i romanzi da tavola rotonda. E questo è un altro colpaccio, la saga degli uomini e delle orcadi. Sono libri difficilmente trovabili, purtroppo ormai. Vabbè, poi abbiamo Guerra e Pace, che è un libro dell'anno, nel senso che lo sto leggendo piano piano. Poi abbiamo il Dhammapada. Io ho un'altra edizione del Dhammapada che è dietro, che è questa qua, che però è una bruttissima traduzione. Questa invece è un'edizione critica, viene anche spiegato. Il Dhammapada sono i discorsi brevi del Buddha. E per chi si vuole avvicinare un po' anche all'etica buddista, non è per niente male iniziare dal Dhammapada. La Bhagavad Gita, il testo preferito da Gandhi, io non mi trovo concordo e non lo digerisco granché, però accidenti. Sicuramente starete sentendo urlare la signora fuori dalla finestra. Rabindranath Tagore, questi qui sono in realtà dei racconti, a me piace tantissimo come poeta. Questi racconti non sono granché però. Poi abbiamo. Ah! Questo qui non sono ancora riuscito a leggerlo, John Rawls, Una teoria della giustizia. Io sono appassionato di filosofia, se non si fosse capito. E il suo contraltare, Robert Nozick, o Nozick, Anarchia e Stato Utopia. Ho un paio di libri di Doris Lessing, questa è Marta Quest, e poi ho anche il suo seguito, Un matrimonio per bene, ma non li ho ancora letti. Poi, questo era per approfondire la spiritualità degli indiani, cioè, degli indiani d'America si dice, cioè dei nativi americani, però non ho ancora avuto il tempo di guardarlo. Il tomo della Mondadori di Virginia Woolf contiene alcuni romanzi e alcuni racconti. Ho letto L'inizio delle onde, molto bello. Frammenti di Novalis, per chi è appassionato come me di
romanticismo tedesco è un must. Ovviamente qui c'è l'altra passione che torna a galla, il Muschio la rugia d'antologia di poesia giapponese. Accidenti, è un bel compendio, però ho un altro libro sugli haiku, che è questo qua. Però non è. Era uscito qualche anno fa un bellissimo, una bellissima raccolta di haiku, ma costava l'ira di Dio, il grande libro degli haiku. Beh, ho dovuto passare, però, a conti fatti, considerato tutti i libretti di haiku che ho in giro per casa, forse era il caso di prenderlo. Vabbè, siccome qui potevo farlo, ho estratto un po' di libri per vedere cosa avevamo. Abbiamo dell'altro Murakami, poi c'è Wataya Riza, che è una scrittrice giapponese che, di cui noi non abbiamo pubblicato più nulla in Italia, noi intendiamo italiani, cioè l'Einaudi non ha tradotto altro, però in Stoll soprattutto mi è piaciuto moltissimo. Stiamo parlando di tre palle, tre palle sui giudizi di Anobi, però mi è piaciuto, cioè tre palle per me vuol dire non è così così, ma mi piace. Le zene nella cima del tè non è. So che anche questo è un libro che ho cercato molto lungo e poi quando ho trovato, un classico, non mi è piaciuto. Ho qualche libro di Bertrand Russell, Autorità e individuo, deludente anche questo qui, accidenti. Speravo un po' meglio, ma d'altronde Russell a questo punto incomincia a essere un po' datato, anche se ci sono dei filosofi più remoti che sono più attuali di lui, capita anche questo. Sempre di Watts Sensei, questo qui è La via dello Zen. Accidenti, per chi vuole capirci qualcosa di Zen dal punto di vista storico, dal punto di vista spirituale, questo è il libro che deve leggere. I Nibelunghi è bellissimo, cioè credo che sia praticamente un film scritto sotto forma di poema epico, crea delle immagini vivissime nella testa e io lo consiglio, ma soprattutto per chi vuole cominciare a leggere epica, questo probabilmente è il libro più cinematografico. Vabbè, poi abbiamo Li Ching, il Tao Te Ching che ho fatto vedere nel video sui testi taoisti, Confucio idem. Vabbè, Antologia di Spoon River, ma non è la classica edizione Einaudi. Whitman, Foglia d'erba, una delle versioni, non mi ricordo quale delle di Foglia d'erba ne esistono, se non sbaglio, 8-9 edizioni diverse, tutte diverse stabilite dall'autore nel corso degli anni, quindi non mi ricordo questa qui quale riproduce. Yeats, poeta fantastico, veramente. I lirici greci che vanno un po' a riempire le mie lacune perché io ho studiato al liceo scientifico e greco non l'ho fatto, però vabbè, non posso giudicare la traduzione, però a me la letteratura greca piace tantissimo. Tracle, accidente, quest'uomo era un disgraziato, era innamorato della sorella, poi si è fatto fuori durante la guerra veramente, però sapeva scrivere e evocare nel suo tormento delle immagini poetiche veramente vivide. Cupe, ma vivide e molto belle. Mi scuso se il video fa un po' pena, non mi ero ancora sciolto del tutto quando ho registrato la parte centrale. Ringrazio i nuovi iscritti. Il prossimo video non so quando sarà, però ho in saccoccia un po' di recensioni che avevo filmato tempo fa e quindi man mano le rilascio. E comunque i video sulla serie del taoismo sono una volta alla settimana, come penso che abbiate intuito, quindi vi invito a continuare a seguirmi. Grazie a tutti.